Oggi cosa ti preoccupa? Ecco, io vorrei cambiare, ma poi in pratica non sono molto disposto a impegnarmi a farlo. Ci sto provando. Ogni volta che mi libero di una compulsione, ne spunta fuori un'altra. Stai sbadigliando. Allarme spoiler, sono a un punto morto. E questo come ti fa sentire? Jimmy! Liz! Ciao! Sono le 3 del mattino. Scusami. Cosa c'è nella ciotola? Pretzel. L'altra ciotola. Forse antidolorifici. Forse. Sicuramente antidolorifici. Devo chiedertelo. Resterai così per sempre? Non lo so. Oh, salve. Paul. Sono preoccupato per te. Sono ancora in lutto. Sei diventato insensibile. Smettila con quella faccia triste. È la mia faccia. La faccia a riposo di un vedovo. E non ha fatto che ripetermi in continuazione quanto io sia stupida. Ma lui mi ama. Basta! Tuo marito è emotivamente violento. Non ci lavora sopra. Non ha nessuna intenzione di farlo. Devi lasciarlo. Va bene. Penso di poter aiutare gli altri solo sporcandomi un po' le mani. Voleva che disperdessi le sue ceneri. Sappiamo cosa dovrebbero fare. Mi capita mai di scuoterli. Noi non li scuotiamo. Ci ho ripensato. Scappa. Eh? È contro ogni etica. Oppure vuoi bruciarti la carriera trascinandomi a fondo con te? Lanciamo una moneta? Vattene da qui. Ehi, ma questo è il mio ufficio. Ci hai messo più del necessario a capirlo. I miei pazienti stanno migliorando. Questa cosa che sto facendo funziona. Ti seguo a ruota! Nessuno riesce ad attraversare questa vita indenne. Non ricordo più la sua risata. Sento che sto dimenticando mamma. Tu puoi ancora scegliere. Vuoi lasciarti affogare nel dolore o vuoi affrontarlo e venirne fuori guarita? È bello vedere che ti sei ripreso. E lasci la macchina così. Sono un bianco a Pasadena. La polizia probabilmente me la riporterà a casa. Deve essere bello. Ciao, Derek, come stai? Porto a spasso il cane che non volevo. Una mia paziente si è trasferita dalla sorella. Sembra che la giornata cominci bene per tutti e due.